Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video. Questa di oggi sarà una nuovissima reazione squishy. Sono troppo entusiasta perché qui ho una box intera di Doki Doki Squishy della Sbabam. Però questa è la versione Tsum Tsum Disney. È caduto di nuovo Deku, cioè mi cade sempre piccolo cattivo Deku. Ma questi sono squishy ufficiali della Disney, carinissimi e ricordano tantissimo quei peluche che vengono venduti al Disney Store. Io sono una grandissima fan dei prodotti Disney, infatti qui per esempio potete vedere qualche pop, o il pop di Hercules con Pegasus, oppure Aladdin con il genio, e ho anche questa statuetta di Trilli. Amo la Disney, i personaggi della Disney e soprattutto i film Disney. Questi squishy si trovano in edicola al prezzo di 4,99€. Bustina con uno squishy, quindi sono mystery bag, blind bag, con il magazine che è allegato, quindi non dimenticate di farvelo dare dal vostro edicolante. Se anche voi siete curiosi di vedere questi squishy, io già so che saranno i miei squishy preferiti, me lo sento, lasciate un bel mi piace adesso. Cerchiamo di superare i 1000 mi piace per altri video sugli squishy, perché qui a casa ho un po' di pacchi interessanti da mostrarvi. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e tappate la campanella per non perdere nessuna notifica. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Frenchy Dreams Official. Il link per seguirmi sarà sia in descrizione che nel primo commento di questo video. E prima di andare effettivamente alla reazione squishy, saluto Roberta Penza e Elena Morelli. Come al solito, le regole per essere salutati saranno sempre giù in descrizione, quindi andatele a spulciare. Allora, muoviamoci, andiamo subito a vedere questi squishy, perché questa box contiene ben 15 bustine, quindi dobbiamo assolutamente muoverci. E ok, quindi eccoci qui. Allora, come vedete, la box è gigante e qui c'è scritto Doki Doki Squishy, quindi fa sempre parte della serie della Sbabam, che stanno facendo uscire davvero tantissimi squishy, sia in silicone che in spugna. Da quel che ho capito, questi dovrebbero essere in spugna, quindi dovrebbero essere i miei squishy preferiti. Saranno i miei squishy preferiti sicuramente, perché qui c'è scritto Disney Tsum Tsum. Abbiamo Topolino, Minnie, Pippo, Chip e Chop, Biancaneve, Olaf, Elsa, Mike, Bimax, Cenerentola e così via. Mamma mia. Qui sul retro c'è scritto di nuovo il prezzo di 4,99€. Poi qui c'è scritto che ci sono 15 bustine, quindi dobbiamo andare subito ad aprirle. Inoltre qui c'è scritto squisciali tutti. E sui lati c'è tutta la collezione. La collezione è composta da 18 pezzi. No! Come 18? Bom, bom, bom. La box ne contiene 15, quindi sicuro mi mancheranno due personaggi. A meno che non mi escano dei doppioni, ma dita incrociate, speriamo che non mi esca nessun doppione. Andiamo subito ad aprire la box, già mi sto allungando in chiacchiere, però qui c'è anche scritto Slow Rising, il nostro Bimax che viene schiacciato, carino e coccoloso. Allora, qui ci sono tutte le nostre bustine ed il magazine. Andiamo velocemente al magazine, poi iniziamo con le varie bustine. Ora però questa scatola è immensa e non so dove metterla. Appoggiamo qui. Allora, qui c'è il poster della campagna, vabbè, pubblicitaria, con tutti gli squishy. Poi abbiamo Toys One Crazy, finalmente in edicola in allegato agli squishy, il prezzo di 4,99€, vabbè. Di solito nei magazine della Sbabam troviamo sempre qualche favola, e infatti sono delle favole, pubblicità, dei giochi, molti giochi, le soluzioni e voilà. Di solito i magazine sono molto grandi e comunque sono ricchi di informazioni, perché mi piace che all'interno ci siano sia giochi che storie che favole. Se vi manca qualche personaggio, qui sul magazine non l'ho visto scritto, ma in realtà se vi manca qualche personaggio potete andare sul sito della Sbabam e ordinarlo. Potete anche ordinare semplicemente uno squishy se volete. Quindi andate a spulciare il sito, che mi sembra sia www.sbabam.it, quindi facilissimo. Allora, questa è la bustina, visto in TV, squisciali tutti, la collezione completa e vabbè, sul retro le solite avvertenze, di cui non ci interessa niente. Andiamo a aprire subito la prima bustina. Allora, ok, già ho intravisto una coda. Ah, ho trovato Chip! Insieme allo squishy troverete anche la carta d'identità. Chip con Chop forma la coppia dei simpatici scoiattoli, è iperattivo, è la mente del duo, vabbè, tutte le curiosità. Che carino, mi piace tantissimo. Allora, sotto c'è scritto Sbabam e Disney, perché vi ricordo, questi sono ufficiali Disney. E io adesso ci sto facendo caso, ho la felpa che si mimetizza perfettamente con lo sfondo. Yeah. Ma allora, è tutto marrone, le stampe sono
sono fatte davvero bene. Cioè, guardate le guanciotte, sono sfumate davvero in maniera fantastica. Andiamo ad annusarlo. Ok, ha un profumo di pulito, di fresco, mi piace. È anche piuttosto cicciotto e ha la forma tipica degli Tsum Tsum, cioè sta cicciotto. Andiamolo a strizzare. Ok, è davvero slow rising, mi piace. Però io preferisco gli squishy fast rising. Però la pubblicità dice che sono slow rising, e slow rising sono per davvero. Questo è un punto a favore. Carinissimo, passiamo al prossimo. Allora Cip, tu mettiti qui. Ok, vedo qualcosa di arancione, forse è Pluto. Oh sì, è Pluto, oh che carino. Allora, carta d'identità, Pluto è il compagno fedele di Topolino, e lo sanno tutti quanti. È del color senape, tipico color senape. Il collarino verde, anche qui sotto c'è scritto Disney's Babam, e ha degli occhietti super extra mega tenerissimi. Vado ad annusarlo. Anche questo ha lo stesso odore di Chip, quindi odore fresco di pulito. Squishiamolo, magari lo squishiamo insieme a Chip. Wow, sono identici. Sono entrambi slow rising. Wow, bellissimi, mi piacciono. Bianco. No, questo allora adesso lo vede Ilaria, mia sorella, e lo vuole assolutamente. Olaf è il suo personaggio preferito della Disney in assoluto. È tutto bianco con il suo nasino arancione. Annusiamolo. Ok, questo ha un odore diverso. Ha più un odore di biscotto. Wow, è morbidissimo. Squishiamolo. Anche questo è slow rising in confronto agli altri. Sì, bene o male. Oh, questo è un po' più fast rising rispetto a Pluto. È cresciuto un po' più in fretta. Se potete metterli anche così, sono carinissimi. Prossimo. Vedo qualcosa di nuovo di bianco. Oh mamma. Ah no, è Baymax. Che bello Baymax. Io ho anche la cover per il cellulare di Baymax, però non, vabbè, non ce l'ho al momento questa. Adoro Big Hero. Sempre Disney, e anche questo è fatto benissimo. Anche tipo il dettaglio qui, le macchioline grigie sui fianchi, bellissimo. E anche questo ha un odore di biscotto. Squishiamolo. Ed è anche questo, è super super slow rising. Che carino, sta ancora crescendo. Vabbè, io passo al prossimo. Qualcosa di blu. Cosa? È Anna. Non riuscivo a capire chi fosse. Invece è Anna di Frozen. Quindi abbiamo già due personaggi di Frozen. È fatta molto molto bene. Cioè ha anche le lentiggini. Sempre sbabam Disney. Il vestito ha tutti i dettagli con i fiori. Cioè sono fatti davvero molto molto bene. Mi piacciono. Sta in piedi così circa. Questa ha un odore molto molto forte. Credo che Anna vada lasciata un pochino all'aria, ma squishiamola. E questo è fast rising. Ok, fantastico. Per farvi un confronto con Olaf, è molto più fast rising. Se facessi un confronto con Pluto ci vorrebbero 15 anni. Ho trovato Chop! Dal colore l'avevo riconosciuto che era Chop. Oh mamma, questo è sofficissimo. Squisciandolo già un po', è sofficissimo. Anche questo ha le guanciotte rossastre, tutte sfumate molto molto bene. Gli occhietti, però questo ha una faccina un po' triste. Che è successo, Chop? Adesso ti sei riunito al tuo Chip. Questo profuma tantissimo di pulito ed è super morbido rispetto agli altri. È molto molto più morbido. Per farvi un esempio proprio con Chip, con Chop, no, con Chip, sì, è molto più morbido, e questo lo fa essere molto più slow rising. Di solito uno squishy più è morbido, più è slow rising. Cioè, guardate, adesso staremo qui 10 anni. Questo è cresciuto, questo sta ancora crescendo. Bellissimi. Poi, siamo a 6. Paperino, che carino. Ma guardatelo, c'è anche Paperina, giusto? C'è anche Paperina, quindi speriamo di trovare anche Paperina. È fatto benissimo, ha il suo papillon, la sua giacchetta blu, celeste, le scarpe gialle. Oh mamma mia, ma è bellissimo. E guardate il cappellino, che anche questo è super morbidoso. Squishiamolo. Anche questo è slow rising, ma non super 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 slow rising. Cioè, vedete? Potrebbe essere un simil fast rising. Vediamo in confronto ad Anna. No, Anna è più veloce. Anche questo ha un odore di biscotto comunque. Mettiamolo qui. C'è Paperina, ma mamma mia, l'ho chiamata. Ho detto adesso speriamo che trovo Paperina. Cioè ragazzi, Paperina. Che ha anche il fiocco super morbidoso. Le ciglia disegnate, anche se sono un po' opache. Le guanciotte rosa e il suo vestitino lilla. Ha lo stesso odore di Paperino di biscotto. E anche questa sembra super extra mega sofficiosa.
Sì, infatti anche questa è slow rising. In confronto a Paperino, Paperino è un po' più fast rising. Li mettiamo qui. Monsters & Co. Questo, vabbè, questo lo regalerò a Giuseppe perché è Mike, il cognome non lo so mai dire, Wazowski, una cosa del genere, ma è di Monsters & Co. È carinissimo con le sue corna e il suo occhietto super inquietante. Monsters & Co. a mio ragazzo piace tantissimo. E addirittura qui c'è scritto Disney Pixar, quindi qui hanno davvero tutte le licenze. Che bello! Ha un odore di pulito davvero niente male. Squisciamolo. Questo è un po' più fast rising. Lo mettiamo qui. Però notavo che di Monsters & Co. ce n'è solo uno, cioè c'è solo Mike. Perché non hanno fatto anche gli altri? Cosa di rosso, quindi sarà Paperino. Ah, volevo dire Topolino, e infatti è Topolino. Avevo visto il suo tipico pantaloncino rosso. Oh mamma, conquistata. Guardate le orecchie. Ha delle orecchie gigantissime, bellissime. Ok, anche la coda. E ha un odore però molto forte. Anche questo lo lascerò un po' all'aria. Ed è fast rising, ragazzi. È fast rising. Abbiamo trovato il mio squishy preferito. Credo che questo sarà quello con cui giocherò di più. Oh, vedo una coda. E Ariel. Un po' strana questa Ariel. Cioè la vedo troppo rosa in viso. Cioè, in confronto ad Elsa è super extra mega rosa. Però ha la coda fantastica. E anche la tipica stella che ha nei capelli. Squishiamola. E questa è un misto fast rising, slow rising. E mi piace un bel po'. La coda è super fighissima. Ok, vai qui. Dan dan dan. Plippo. Plippo. Pippo. Allora abbiamo il suo cappellino, la cintura arancione, il pantalone blu. Pippo non è tra i miei personaggi preferiti, se vi devo dire la verità. Però, ok. Ha un odore di biscotto. Squisciamolo. Ed è simil fast rising, cioè è tra il fast rising e lo slow rising. Però mi piace, cioè non è tra i miei personaggi preferiti, però come squishy mi piace. Poi, allora, ho visto un vestito. Oh, è Biancaneve, è Biancaneve. Non mi è fatta benissimo. Biancaneve, ragazzi. Squishiamola. Simil fast rising anche questa. Quindi anche con questa ci giocherò tanto. E ha un profumo davvero niente male, quasi di biscotto. Allora ce ne restano altri due. Mi mancano quindi 5 personaggi: Minnie, Elsa, Busy Busy, Cenerentola e Eve. E io vorrei tanto trovare Cenerentola ed Elsa. Quindi speriamo, speriamo. Minnie. Oh mamma, anche Minnie mi piace. E così abbiamo fatto la coppia Minnie Topolino. Ma Minnie è bellissima per le orecchie. Ha delle orecchie incredibili. Il suo vestitino, la coda. Però ragazzi è fatta davvero molto molto bene. Odore di biscotto, squisciamola. E anche questo è fast rising. Cioè è slow rising e fast rising. È un misto, non è super slow rising come Chop. Chip, Chop, chiunque tu sia. Però comunque è fighissima. Allora, ultimo. Elsa, Elsa, Elsa. Invece mi sa che Cenerentola. Infatti, ma mi va bene lo stesso perché io volevo Cenerentola. È una cenerina, una Cenerentola un po' cicciotta. Ma è carinissima. È un po' duretto questo squishy. Ha un odore molto forte di plastica. Ed è fast rising però. Quindi anche con questo ci giocherò tanto. Quindi ok, mi manca Elsa, Eve e Busy Busy. E un po' mi dispiace perché Elsa mi sarebbe piaciuto averla. Busy Busy e Eve non tanto. Allora ragazzi, quindi questi sono tutti i miei squishy della Disney. Sono bellissimi, mi piacciono un sacco. Stra approvati. 4,99€ è un prezzo giusto, perché lo squishy non è né troppo piccolo né troppo grande. E poi dovete considerare che sono originali Disney. Quindi per questo di solito le cose della Disney costano un botto. I miei preferiti in assoluto sono Baymax e Biancaneve. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate giù nei commenti. Li avete acquistati? Li acquisterete? Che personaggi vi sono usciti? Fatemelo sapere giù nei commenti. Lasciate mi piace se volete altri video sugli squishy, o almeno altri due video sugli squishy da fare. Uno vi ho fatto lo spoiler su Instagram perché vi ho chiesto se volevate o meno il video. L'altro è sempre una cosa della Sbabam. Non vi dico altro. Voi lasciate mi piace. Per iscrivervi al canale cliccate qui su Olaf. Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate su Biancaneve. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!